Rondine è una piccola realtà e, pur essendo piccola, però forse ha colto qualche cosa che ha a che vedere molto profondamente col tema di cui si occupa questa commissione, quindi il tema dell'odio. La Commissione Segre ha aperto una collaborazione istituzionale con Rondine per approfondire ed estendere il metodo a diversi livelli istituzionali, collegandosi alla partnership già avviata con le Nazioni Unite. È stato Franco Vaccari, fondatore e presidente della Cittadella della Pace, a descrivere al Senato italiano la realtà nata nel borgo medievale aretino che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo. Lo ha fatto di fronte alla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazioni all'odio e alla violenza, presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre, che scelse proprio Rondine per la sua ultima testimonianza pubblica nel 2020. Quello è stato un momento molto importante della mia vita di testimone e anche della mia vita di essere umano, di aver scelto un luogo in cui si cerca in tutti i modi la pace. In questo momento in cui l'odio sembra invece dilagare, è stata posta una grande attenzione, una curiosità, un bisogno di comprensione sul metodo Rondine, perché lo si riconosce come capace di, come amo dire, incenerire l'odio dove nasce, cioè nelle relazioni, educare a relazioni positive. È stato apprezzato il lavoro con le scuole, è stata data ampia possibilità di appoggiare questo lavoro, di moltiplicarne l'efficacia e di diffonderlo su tutto il territorio nazionale, oltre all'impegno della Commissione di venire a Rondine per conoscere ancora meglio questa esperienza di cui si era sentito parlare, ma da oggi è conosciuta nella sua intima essenza.